Buongiorno! Allora, in questi giorni non sarà facile vloggare, ma ci proverò perché stanno succedendo un sacco di cose molto carine che voglio condividere con voi e che voglio ricordare, anche perché a giugno non ho fatto molti video e ora a luglio mi sento molto più ispirata. E quindi, anche se fa molto caldo e io ho il solito problema dei condizionatori di cui non sarò qui a parlarvi, ma non li ho ancora, ovviamente devo tenere aperte le finestre, essere mezza al buio per cercare di creare un ambiente fresco in casa. Quindi, scusatemi se i vlog di questi giorni magari avranno in sottofondo dei rumori che vengono dalla strada, tipo questi, oppure le luci saranno un po' diverse. Per esempio, ora ho acceso le luci artificiali perché appunto le persiane sono tutte chiuse appunto per creare il fresco. Però ci tenevo tantissimo a registrare comunque dei video, in particolare oggi, che è il giorno subito successivo all'ultimo vlog che avete visto dove sono stata da IKEA, perché alla fine, dopo quella giornata, ero così distrutta che non vi ho fatto vedere anche i clacson, non vi ho fatto vedere quello che ho preso da IKEA. In più, tornata dal weekend fatto da casa dei miei, mi sono anche arrivati un sacco di pacchi che non ho ancora aperto, quindi vi devo far vedere un sacco di cose. Adesso mi sono appena accorta, toccandomi le orecchie, perché ormai ho il vizio di toccarmi gli orecchini quando parlo, che non ho gli orecchini, quindi adesso me li metto perché ormai non riesco più a vedermi senza, soprattutto anche con questa acconciatura. Secondo me stanno benissimo i cerchi. La casa è un casino, quindi cercherò come sempre di fare delle inquadrature strategiche per non mostrarvi il casino. Ok, ho recuperato i miei due accessori preferiti. Vediamo se vi appoggio qui, che succede? Ok, vi ho appoggiato in bilico sul divano. Mettiamo un orecchino. Ah, questo orecchino, anzi questi orecchini, che sono dei cerchi un pochino più grandi rispetto a quelli che utilizzo di solito, sono di H&M e non sono placcati oro né niente, sono proprio bigiotteria. Però mi piacciono molto perché sono semplicissimi. Ok, già il look è cambiato e adesso metto la mia solita collanina con le stelle e le lune che ho preso un sacco di tempo fa da Urban Outfitters. È bellissima perché è lunga e si può mettere facendo due giri, così sembra che ci siano due collane. In realtà è solo una. Ok, ci siamo. Non è cambiato molto, ma mi sento più completa ora. Quindi direi di iniziare con la haul direttamente dal mio divano, perché non riuscirei mai a sedermi e utilizzare la ring light per illuminarmi, perché mi scioglierei davanti alla luce. Ma così è anche molto più comodo mostrarvi tutto, perché posso fare zoom, avvicinarvi e mostrarvi tutto nel dettaglio. Inizierei da qui, che ci sono delle cose un pochino più noiose. Per esempio, ho preso un rifornimento di appendini o di grucce per l'armadio, sono bianche. Ah, tutte le cose che vi sto mostrando ora sono tutte di IKEA. Poi ho preso questi due vasi, mi piacciono tantissimo. Questo effetto opaco, ne avevo già uno identico, però lo utilizzo nello studio, ma mi piace troppo la tonalità di rosa, quindi ne ho preso un altro uguale anche per il salotto. Sì, sono scema, sono pazza. Invece questo è effetto più lucido ed è bianco. Adoro i vasi come decorazione, anche semplicemente vuoti, senza riempirli con fiori o piante. Altra cosa noiosa, ma mi serviva se avete visto i miei video dove provavo a cucinare delle cose: non avevo questa sorta di setaccio per zucchero a velo, per farina. Infatti, vabbè, ho utilizzato altre cose che non hanno quello scopo. Ora finalmente ho il mio setaccio. Peccato che non è oro, ma da IKEA c'era solo effetto argento, diciamo di metallo. Altra cosa molto utile: ho preso questo set di forbici. Ce n'è una più grande bianca e una più piccola grigia. Qui abbiamo questo set, sempre perché vengono venduti insieme tutte e due. Li ho trovati nella sezione giardinaggio, però secondo me sono delle bellissime decorazioni anche per la casa. E sono questi due praticamente vassoietti, cestinetti di corda intrecciata, e li voglio usare qui in salotto. Questi invece, che sono sempre dei cestinetti vassoietti, vengono venduti nella parte cucina come portatovaglioli di carta. In realtà io li trovo comodissimi per organizzare le cosine, i prodottini nei cassetti, quindi ne ho presi altri due perché ne avevo già due e
mi trovo benissimo, perché hanno proprio la forma perfetta per certi cassetti che ho. Poi vabbè, ve l'ho già fatto vedere nell'altro vlog, ho preso la carta igienica rosa, ogni volta che vado da Ikea la prendo sempre. Poi ho preso una piantina finta, questa qui, e ho preso anche il suo vasetto, sempre di quel rosa che mi piace, effetto opaco. Qui per la cucina ho preso due ciotole identiche di, credo, ceramica bianca, e mi servono principalmente per quando faccio delle insalate o per contenere la frutta o per fare degli impasti dei dolci, perché non avevo delle ciotole di questa grandezza, le avevo solo o più grandi, ma veramente troppo grandi, oppure quelle piccole da cereali, quindi questa è una grandezza media. Qui ho preso due porta cose, due recipienti di vetro, questo più grosso che penso probabilmente utilizzerò per la farina, perché c'è il coperchio proprio che va a chiudere e a sigillare il contenuto, e questo stessa cosa ma al tappo di sughero. Altri cestinetti, vassoietti per organizzare i cassetti, questi dovrebbero essere nuovi perché non li avevo mai visti, tra l'altro hanno anche il manico per poi trasportare in giro, e ho preso sia la versione più lunga sia la versione quadrata, e questi si trovavano sempre nel reparto cucina perché penso siano pensati per organizzare le posate, ma io li utilizzerò per altre cose. Qui sotto c'è un vassoietto di plastica grigio semplicissimo, normalissimo, una cosa super basic. Altre due piante finte, questa ce l'ho già uguale e l'ho messa in studio e l'ho presa anche per il bagno, è bellissima, anche questa è una novità, nel senso che l'ultima volta che sono andata a Ikea era la prima volta che la vedevo, quindi più o meno 6 mesi fa, secondo me non c'è sempre stata perché me ne sarei accorta prima, ed è molto bella, mi piace tantissimo. E qui ho preso questa, che anche questa non l'avevo mai vista, praticamente è la riproduzione dell'edera se non sbaglio, sempre finta ovviamente, e l'ho messa, cioè ho preso anche questo cestinetto sempre di corda intrecciata. Infine altri vassoietti, cestinetti, recipienti, ne ho presi 4 perché vengono venduti in coppia, eccoli qua, e anche questi mi servono per organizzare tutti i cassetti, perché se avete visto nell'ultimo vlog ho preso una nuova cassettiera, quindi mi servivano varie cose. Qui ho preso anche due cestini che sarebbero da giardinaggio, sarebbero per le piante, ma io penso che li utilizzerò come cestini da ufficio, cioè metterò proprio il sacchetto della spazzatura e li utilizzerò come cestini perché si abbinano molto bene alla mia casa. E come vi mostravo nell'ultimo vlog, ho anche preso le mie prime piante vere da tenere in questa casa. Sono delle piante grasse, quindi sarà semplicissimo prendersene cura, speriamo, e vengono vendute da Ikea già interrate in questo vaso rosa. Si può scegliere il colore del vaso e anche la tipologia delle piantine, e io ovviamente non potevo che scegliere questo. Credo di avervi fatto vedere tutto, sembravano molte più cose, in realtà ce l'ho fatta in poco tempo e intanto ho sudato un sacco, vi giuro ragazzi, cioè non sto esagerando, poi forse sarò io anche che soffro particolarmente il caldo, ma sto morendo. Tra l'altro poi dovrò anche sistemare tutto, perché ora finalmente che vi sto mostrando tutti gli acquisti posso poi metterli via. Ora siamo in studio, è un po' un casino perché mi stavo truccando e quindi ho messo qui il ventilatore per farmi aria mentre mi truccavo. Comunque, se ve lo stavate chiedendo, il mobile che era nella mia camera l'ho portato qui nello studio, per ora l'ho messo sotto alle mensoline, però dovrò ancora sistemare tutta la zona e finalmente questo lo utilizzerò per tutti i trucchi e di nuovo per tutta la parte di lavoro e di ufficio che ho da questo lato, ovvero nello studio. E questo appunto in realtà inizialmente l'avevo preso da tenere nella mia cameretta, e ora nella cameretta c'è la nuova cassettiera che ho preso l'altro giorno. Ed eccola qui, lo so che l'avete già vista, ma a parte che mi piace tantissimo e non ho ancora sistemato nulla, comunque fa parte anche della haul, delle cose che ho preso da Ikea, quindi ci sta a farvela vedere anche qui. Come vedete è ancora intatta, ho solo già posizionato i miei due prodottini che utilizzo la sera, che ho utilizzato ieri sera appunto prima di andare a dormire. Questa è la crema idratante alla rosa di Fresh, mentre questa è la maschera per le labbra di Laneige, e poi c'è questo famosissimo ormai quadretto che devo ancora sistemare, devo ancora cambiare la foto. Comunque vi giuro, adoro questo specchio rotondo che vi ho già detto, è delle Leroy Merlin, anche appoggiato, ma penso che lo attaccherò alla parete. Ditemi voi cosa fareste al mio posto, lo lascereste qui appoggiato o lo attacchiamo alla parete? Così la sera mi faccio qui la mia
bella skincare. Che poi, senza farlo apposta, nel mentre oggi mi sono arrivati anche nuovi ordini di altre cose. In realtà quello che vi mostrerò adesso sono tutte principalmente PR box, quindi prodotti e regali che mi sono stati omaggiati dai brand. Però in tutto questo mi sono anche arrivati acquisti che ho fatto, cioè ci sono un sacco di cose. Cercherò di dividerle e oggi di iniziare a farvi vedere tutto quello che mi è arrivato mentre ero via, che sono già tantissime cose, ci sono delle cose meravigliose. E poi ci sarà sicuramente in futuro anche un video dedicato tutto all'estate e alla preparazione per le vacanze, outfit, make-up, prodotti e tutto ciò che appunto mi porterò poi nei vari giri che farò. Ovviamente quest'anno non andrò all'estero, non farò viaggi giganti, mega galattici, lunghissimi, ci sta. Sono comunque felicissima di avere l'opportunità di passare qualche giorno via con i miei amici, abbiamo scelto già alcune mete e rimarremo in Italia, quindi non vedo l'ora di farvi vedere i posti che visiterò qui in Italia. Già uno è molto imminente, quindi poi non vedo l'ora di farvi dei video al riguardo, e se volete anche i vlog, io sarò felicissima di fare vlog anche delle mie vacanze, soprattutto quella che sta, la prima che sta per arrivare, perché è una città che non visitavo da tantissimo tempo. Parlando di scatole, appunto queste sono alcune delle cose che mi sono arrivate. Quella con scritto Made in LA è la prima che vi mostro perché è di Colourpop e mi hanno inviato una loro collezione che vi farà impazzire. Lo sfondo non è dei migliori perché dobbiamo ancora attaccare la mensola sopra il calorifero, quindi per ora è solo appoggiata. Comunque non vi ho fatto vedere queste cose neanche nelle storie, quindi super anteprima, ma ora capirete perché ho scelto di mostrarvi per primo questo pacco. Ta-da! Si tratta della collaborazione di Colourpop insieme a Sailor Moon. Non so se voi vedevate questo cartone animato, ma io ero innamorata di Sailor Moon. Ho già aperto la palette, questo è solo il cartone, ma penso che mi terrò tutto quanto, tutti i cartoni, le confezioni. Partiamo proprio dalla palette. Praticamente sopra la copertina è fatta con questo foglio che non mi ricordo come si chiama, che fa questo effetto dove, ecco, lei praticamente apre e chiude la bocca, ok? E i colori all'interno sono meravigliosi, non c'è lo specchio e i colori sono questi, molto chiari, molto pastello, guardate c'è il giallo, questo che è più tipo corallo, c'è il rosa, il viola, ci sono veramente tantissimi colori molto carini e anche molto estivi, devo dire. Poi in queste confezioni abbiamo, allora uno l'ho già aperto ed era un blush, vediamo se anche l'altro è un blush. Hanno sempre la copertina fatta così. Ah sì, ok, sono due blush. Questi invece all'interno hanno lo specchio. E si tratta di queste due colorazioni, questa più fucsia e questa più pescata. Poi abbiamo i pottini, li chiamo così, i pottini con dentro i glitter. Guardate, devo aprirlo per forza. Oh mio Dio, sono bellissimi. Questi sono argento dorati su base rosa, mentre l'altro sono abbinati anche alle mie unghiette. Questi sono viola e lilla e i glitter all'interno sono a forma di stelle e di lune. Infine abbiamo altre due confezioncine fatte così, di prodotti labbra, credo siano entrambi dei lip gloss, sono abbinati, vengono venduti proprio a coppia. Questo è un lip gloss, questo non capisco se ha l'effetto lucido o opaco, ma credo lucido anche questo, solo che questo colora proprio le labbra, mentre questo è tipo un top coat più trasparente. L'altra coppia di prodotti, eccola qua, che bello questo, più caldo diciamo, sono questi due, sempre due lip gloss. Ah, un regalo carinissimo mi è arrivato da Benefit, mi hanno anche inviato la mascherina con tutte le bocche, con le labbra, e all'interno ovviamente c'è il rifornimento di prodotti per sopracciglia che sono i miei preferiti, e c'è anche la palette Brow Zings che è il nuovo prodotto per le sopracciglia, una palette con sia prodotti in crema che in polvere di Benefit. Solo che di questa ne ho già una, quindi posso metterla via per regalarla a voi, perché su Instagram, se mi seguite, se non lo fate andatemi a seguire, ogni tanto vi regalo dei prodottini che appunto ricevo in più o che non utilizzo, e quindi invece di lasciarli lì ve li invio. Vi basta partecipare e fare parte della Cleo Squad, ovvero delle persone che mi seguono. Comunque sul mio profilo Instagram trovate tutte le informazioni, quindi dovreste seguirmi anche lì, fidatevi.
fidatevi. Altra scatola, ma questa volta si tratta delle Superga e quindi sono scarpe, non si tratta di beauty. Superga mi ha inviato queste scarpe qui che sono state fatte in onore del Pride e infatti qui c'è tutto questo, questa stampa con l'arcobaleno, ma sono meravigliose perché sono con il plateau, platform. Io adoro le scarpe appunto un pochino più rialzate e a me piace tantissimo anche la forma che hanno le scarpe Superga, quindi è un regalo super apprezzato. Ah, tra l'altro la Superga insieme mi ha mandato anche questa borsa in tela con all'interno anche un asciugamano per il mare. In questo weekend devo andare da qualche parte dove serve costume asciugamano, meno male perché mi sono appena resa conto che tutti i miei asciugamani telimare sono a casa dei miei genitori, quindi mi sarei ritrovata senza telomare. In pratica in questi giorni ho partecipato a varie chiamate su Zoom con Sephora e i vari brand che sono rivenduti da Sephora e ci hanno presentato tutte le novità sia estive ma anche qualche anticipazione dell'autunno e mi hanno inviato per l'occasione alcuni prodotti da provare. Tanti di questi già li conoscete, per esempio c'è la linea Vital Hydra Solution di Dr. Jart, che è questa linea super idratante di cui già vi ho parlato un sacco perché la sto provando da un sacco di tempo e mi piace un sacco. Poi c'è anche un prodottino di Fresh che senza fare apposta vi ho appena mostrato che tutte le sere uso la loro crema idratante. Questo invece è una lip cream, quindi un trattamento labbra sempre alla rosa. Che altro vi posso mostrare? Questo marchio io lo adoro, si chiama Sol de Janeiro e hanno fatto la linea, vediamo, shampoo e balsamo, quindi hanno fatto praticamente la linea per i capelli. Loro hanno già le creme corpo, il lip balm, tutti comunque prodotti per la cura del corpo e ora sono anche passati ai capelli e loro fanno tutti questi prodotti ad un profumo meraviglioso, non so neanche descrivervelo, ma è super dolce, tipo cocco, vaniglia, zucchero, è buonissimo. Ovviamente non possono mai mancare le maschere di Sephora, io le amo, tra l'altro le avevo anche provate in anteprima perché sapevo che sarebbe uscita la nuova formula delle maschere in tessuto che già Sephora produce da anni, ma ora hanno una nuova formulazione. Tra l'altro quella al cocco è anche la mia preferita, quindi ci hanno azzeccato. Mentre questa è la maschera a piedi, che d'estate fa sempre comodo. Ci sono veramente tantissime cose che pian piano sicuramente vi mostrerò e proverò. Questo che cos'è? Io adoro questo marchio, si chiama Youth to the People e questo è un cleanser. Un cleanser al green tea, adoro. Qui ci sono altre maschere, oltre a quelle di Sephora, tra l'altro ce n'è un'altra al cocco, adoro. Ci sono anche le maschere di Wishful, che è il marchio skincare di Huda Beauty. Io ero così curiosa di provarlo che avevo già acquistato sia lo scrub, che sto utilizzando tuttora, è buonissimo, e avevo già anche provato la maschera idratante, quindi so già che è buonissima. È proprio super piena di prodotto, vi nutre tantissimo la pelle. E un'altra cosa che mi hanno inviato e io già avevo perché l'ho acquistata io per provarla subito appena era disponibile da Sephora, mi hanno inviato anche il mascara di Huda Beauty, il nuovo mascara che si chiama Legit Lashes, se non sbaglio, esatto, Legit Lashes, che ha due punte, una punta, uno scovolino per allungare e uno scovolino per volumizzare. E mi piace tantissimo, anche quello lo sto usando un sacco e ho già pronta la nuova confezione quando lo finisco, perché sicuramente lo finirò perché lo sto usando praticamente tutti i giorni. Questo pacchettino mi è arrivato poco fa, ma ve lo mostro perché c'entra con Sephora. In pratica c'è una super novità, il marchio Charlotte Tilbury sarà disponibile da Sephora anche in Italia. È un marchio che già all'estero viene rivenduto e venduto ovunque, ma qui in Italia mancava e adesso finalmente è disponibile e per l'occasione Sephora mi ha mandato qualche prodottino. Questa è la crema, tipo è uno dei prodotti più famosi di Charlotte Tilbury, si chiama Charlotte's Magic Cream ed è una crema idratante che è perfetta per la base trucco. Oddio, ma poi sono bellissimi anche i pack di questo rosa e c'è anche poi la versione tipo bordeaux, che sono i colori di Charlotte Tilbury. Qui per esempio c'è un fantastico prodotto viso che è tipo bronzer e illuminante insieme. Ci sono un sacco di cose, vediamo questo. Questo è un siero che si chiama Crystal Elixir. No, sono troppo felice. Vediamo se questo è il duo di bronzer, ok,
che anche questo è un prodotto famosissimo. Esatto, è il duo per lo sculpting. Da una parte c'è il bronzer e dall'altro l'illuminante. Eccolo qua. Sono curiosissima di provare tutto quanto. Sono troppo felice. Ora c'è il solito casino che poi devo sistemare per forza. Ma devo anche fare le storie per ringraziare vari brand anche sulle storie, perché quando ricevo i prodotti, poi tra l'altro tra i marchi che più amo, è sempre bellissimo e sono sempre felice di ringraziarli. Ma allo stesso tempo non voglio spoilerarvi troppo, quindi adesso devo capire se fare le storie oggi stesso o aspettare che esca questo vlog. Non lo so, non lo so, ci devo pensare. Ragazzi, ho trovato una cosa che vi dovevo dire già dall'altro vlog e non vi ho ancora detto, ovvero per quale stupidissimo motivo io abbia comprato un'altra valigia. Ebbene sì, se avete visto l'ultimo vlog, sono andata a fare shopping non solo da Ikea ma anche in un centro commerciale e ho acquistato una valigia. Ebbene sì, il motivo per cui l'ho fatto non è perché sono pazza e malata di valigia, ma perché mi serviva una valigia di grandezza media. Ormai le mie valigie sono famosissime perché sono rosa e nere e ogni volta che ve le faccio vedere impazzite perché vi piacciono tantissimo. Ho preso quelle due valigie famosissime che ho. Una è il piccolo trolley da viaggio, quello proprio bagaglio a mano minuscolo, e poi ho preso la versione gigantesca, quella che tipo se la riempi tutta pesa 50 kg. Entrambi li ho presi a Los Angeles. Sono del marchio American Tourister, che è un marchio che c'è qua anche in Italia, però quel modello non l'ho mai visto qui in Italia. Infatti entrambe le ho prese appunto in California. L'unica cosa è che in California c'era disponibile appunto solo la versione minuscola e la versione gigantesca, e io le ho prese e sono molto comode per i viaggi lunghi. Per esempio, ogni volta che poi sono ritornata in America ho sempre utilizzato quella valigia gigantesca. Solo che quest'estate andrò a fare dei viaggi molto più corti di 2 settimane, 3 settimane, ma allo stesso tempo io mi porto sempre dietro un sacco di cose, quindi un bagaglio a mano sarebbe troppo piccolo per stare via una settimana, 5 giorni. Quindi per fortuna ho trovato questa valigia che è praticamente la versione media. Infatti di solito quando uno prende un set di valigie prende il set piccola, medio e grande, e a me appunto mancava questa grandezza. Ho cercato di prenderla simile a quelle che ho già, non è uguale perché tra l'altro anche del marchio diverso, perché questo è marchio Samsonite, però come vedete è rosa pastello con le rifiniture nere e anche un po' grigie, infatti è leggermente diversa, però non importa perché per me l'importante era avere un'altra valigia che comunque esteticamente mi piace, che fosse di un buon marchio, ma che soprattutto andasse a completare un pochino il mio set di valigie, quindi appunto che fosse di questa grandezza media. Ok, quindi questo è il nuovo acquisto e sarà un po' la valigia che mi accompagnerà in queste piccole vacanze di quest'estate. Ecco, già che ci sono ve l'ho portata qui dove tengo la valigia, quella che ho preso in America, quella gigantesca. Questa è la versione un pochino più piccola. I rosa non sono uguali, quindi non sono per niente abbinate, però comunque mi piace tantissimo perché ricorda lo stesso stile e soprattutto non penso che utilizzerò mai entrambe nello stesso viaggio, perché significherebbe che tipo starei via 3 mesi. Ed eccole qua, questa è la differenza. Ho spento per un pochino la macchinetta, la macchina fotografica, perché era incandescente, si dice così? Sì, comunque stava tipo per scoppiare, era caldissima. Forse perché l'ho usata per tanti minuti, però non mi sembra di averla usata più del solito. Comunque adesso è di nuovo fresca, ad una temperatura normale. Nel mentre ho fatto merenda, perché ho iniziato il vlog un pochino più in ritardo, sempre per il solito motivo del caldo, ma non lo dirò troppo perché so già che nei commenti ci sarà qualcuno che si lamenterà delle mie lamentele. Ok, e ho mangiato il mio solito gelato, quello della San Montana, senza glutine né lattosio, della linea Amando, buonissimi. Adesso mi sa che è arrivato il momento di sistemare, perché non ho ancora toccato una cosa, ho lasciato tutto come vi ho fatto vedere, solo che devo sistemare, anche perché nel weekend farò delle cose, uscirò di casa e voglio che la casa rumori, che la casa sia in ordine quando faccio avanti e indietro, quindi devo trovare la motivazione. Stavo recuperando nel mentre forse è meglio chiudere un attimo, perché veramente mi devo bloccare ogni 5 secondi per tutti i rumori che ci sono da fuori. Comunque stavo recuperando la puntata di Temptation Island, perché ieri alla fine poi sono andata a dormire e non ho finito di vederla, e quindi l'ho recuperata adesso sull'iPad, ma non l'ho ancora finita. E niente, sto cercando di procrastinare per non iniziare a sistemare. Devo anche fare una lavatrice, che donna di casa. Ok, lavatrice. Perché non va? Ok, partita.
un'ora di lavaggio. Update serale. Allora, sono felice perché sono riuscita a portare a termine un'altra cosa che volevo fare oggi, ovvero farmi le unghie dei piedi. Le ho fatte rosa come le mani, solo che sulle mani ho anche glitter, non so se li vedete, mentre sui piedi ho lasciato solo il rosa senza aggiungere i glitter, ma in realtà presto andrò finalmente dall'estetista per rifarmi sia le mani che i piedi, però siccome in questo weekend devo andare alle terme, allora mi sono rifatta da sola le unghie dei piedi perché volevo che fossero presentabili. E comunque, come già vi dicevo nei vlog, sono molto felice di essere riuscita ad imparare a farmi le unghie da sola, perché per le emergenze, sia unghie di mani che piedi, riesco a farmele da sola. Però sono anche felicissima di tornare dall'estetista dopo tipo 6 mesi, 4 sicuramente, per finalmente farmi delle unghie, diciamo, più professionali, e speriamo di non aver fatto troppi errori. Comunque per questa volta mi rifarò di nuovo le unghie anche delle mani corte, non andrò ancora ad allungarle, cosa che ovviamente io da sola non so fare, però mi piacciono molto, mi mancano molto le unghie lunghe, quindi penso che prima o poi le rifarò. Però adesso con l'estate, la prossima volta preferisco, cioè adesso settimana prossima andrò dall'estetista e le farò ancora corte. Tra l'altro settimana prossima, oltre che le unghie, tipo la rivoluzione dalle unghie, ci sarà la rivoluzione anche ai capelli, quindi sicuramente vloggerò in quei giorni. In ogni caso, adesso devo andare a fare la doccia, la lavatrice ha finito di andare, ho già steso i panni, ho quasi finito di sistemare più o meno. Qui ci sono i numeretti, le candeline a forma di 24 che ho preso da Tiger per il mio compleanno, anche se non ho ancora scelto il tema della festa. Se mi seguite da un po' sapete che ogni anno faccio il mio compleanno, anche se è una festa piccola, grande, non importa, ma deve avere un tema. Non l'ho ancora scelto, però almeno ho trovato le candeline rosa, che rosa ci sta sempre bene. Mi stavo chiedendo perché avessi un mento strano, è perché ho due brufoli, uno qui e uno qui, e non sono a causa del cibo, perché sto mangiando abbastanza bene ultimamente, ma è a causa della mascherina. Vabbè, me li tengo lì, sono cresciuti durante il giorno, comunque mi fanno un'ombra stranissima. Comunque, a parte questo, non so se vi ricordate com'era il divano tutto pieno di prodotti e cose dell'IKEA, l'ho liberato e in generale ho sistemato quasi tutto qui in salotto, ma domani mattina comunque continuerò a sistemare le ultime cose. Appunto, adesso vado a fare la doccia, anche se preferirei rimanere qui a guardare qualcosa su Netflix e poi andare a dormire, ma devo farlo perché mi voglio lavare i capelli, così domani magari faccio qualcosa, anche se con questo caldo, nonostante io faccia boccoli o mi piastro i capelli, comunque non serve a molto perché poi li leggo sempre perché fa troppo caldo. Oh mio Dio, ho proprio un mento diverso, sembra che ho il mento, non so come si dice la forma del mento che rientra qui in mezzo, guardate, ed è a causa dei due brufoli. Oh mio Dio, vabbè. Ok, comunque il vlog di oggi era principalmente per farvi vedere tutto ciò che ho comprato e appunto la haul sia dell'IKEA che dei prodotti che mi sono arrivati ultimamente, ma ovviamente presto vloggerò altre giornate tipo quella dello shopping da IKEA. Spero che questa haul barra vlog vi sia piaciuta, spero che vi sia piaciuto anche il mio nuovo mento, vediamo quanto dura, e vi mando un bacio enorme, ci vediamo prestissimo con un altro video o un altro vlog. Mua! Ciao!